Buongiorno, insieme ai nostri amici di Suonati Vicino abbiamo deciso di dedicare le letture condivise del giovedì mattina al nostro pubblico più giovane, ai piccoli lettori e alle piccole lettrici che in questo momento ci seguono da casa. Prima di parlare della storia di oggi, vi volevo ricordare i prossimi appuntamenti con Letture alla Finestra. La prossima diretta Facebook sarà trasmessa sempre sulla pagina di Suonati Vicino, quindi se non l'avete ancora fatto, cliccate mi piace sulla pagina. Rosalba De Luca ci parlerà di un grande classico del Novecento, leggendone anche alcuni passi, La Ciociara di Alberto Moravia, quando? Sabato prossimo alle ore 19. Oggi invece parleremo di una storia che ha appassionato milioni e milioni di lettori, che è stata tradotta in tutte le lingue del mondo e che è stata tramandata e continua ad essere tramandata di generazione in generazione. Lo faremo attraverso questo albo illustrato, che è stato pubblicato da Terre di Mezzo Editore nel 2018. È la storia del piccolo principe. E perché abbiamo scelto proprio questa storia? Perché i valori dell'amore, dell'amicizia e l'importanza di costruire legami sono intramontabili. E mai come in questo momento abbiamo capito l'importanza delle piccole cose. Quindi riflettiamo e vediamo se riusciamo ad essere degli adulti migliori. Intanto, buona lettura! Da piccolo volevo fare il pittore, ma vi rinunciai perché i grandi non capivano i miei disegni. Ah, gli adulti non capiscono mai niente da soli e i bambini si stancano quando devono spiegare ogni volta le cose. Così scelsi un'altra professione e imparai a pilotare gli aerei. Un giorno il mio velivolo si ruppe nel deserto del Sahara. Dovevo ripararlo e anche in fretta. Avevo scorte d'acqua per una settimana appena. La prima sera mi addormentai sulla sabbia. All'alba venni svegliato da una vocina. Per favore, disegnami una pecora. Balzai in piedi e vidi un bambino dall'aspetto straordinario. Non aveva l'aria di uno che si fosse perso. Per favore, disegnami una pecora. Gli dissi che non sapevo disegnare. E non importa. Disegnami una pecora. Feci qualche tentativo, ma il bambino non era mai soddisfatto. Allora scarabocchiai una cassa di legno. Ecco, dissi, la tua pecora sta all'interno. E con mia grande sorpresa, il bambino si illuminò. È proprio come la volevo. Fu così che conobbi il piccolo principe. Quando vide il mio aereo, si incuriosì. Gli spiegai che serviva per volare e che si era rotto. Anche tu vieni dal cielo? Mi chiese. E poi, di quale pianeta sei? Perché? Tu arrivi da un altro pianeta? Mi stupì. È un pianeta piccolissimo, rispose. Non più grande di una casa. E poi aggiunse: è vero che le pecore mangiano gli arbusti? Sì, è vero. Bene, e mangiano anche i baobab? No. Accidenti, il terreno del mio pianeta è infestato da semi di baobab e ho paura che germogliando le loro radici possano farlo scoppiare. Il quinto giorno ero alle prese con un bullone che non riuscivo a svitare e non ero di ottimo umore, quando il piccolo principe mi domandò: se la pecora mangia gli arbusti, mangia anche i fiori? Una pecora mangia tutto quello che trova. Anche i fiori con le spine? Certo. Allora, a cosa servono le spine? A niente. Sono solo cattiverie da parte dei fiori. Non è vero. I fiori sono deboli. E io ne conosco uno che esiste solo sul mio pianeta. E se la pecora che mi ha disegnato se lo mangia? Il piccolo principe scoppiò a piangere. Lo presi in braccio e lo cullai. Il fiore che ami non è in pericolo. Disegnerò una museruola per la tua pecora. Il piccolo principe mi raccontò che il suo fiore era bellissimo. Non era molto modesto, aveva solo due spine per difendersi ed era terrorizzato dalle correnti d'aria. Ogni sera mi metterai sotto una campana di vetro. Qui, da te, è molto freddo, gli aveva detto per farlo sentire intorto. Era un fiore davvero complicato. Così il piccolo principe, nonostante il suo amore e la sua buona volontà, aveva deciso di andarsene.
Per lasciare il pianeta, credo abbia approfittato di una migrazione di uccelli selvatici. Viaggiò molto nella regione degli asteroidi e sul primo incontrò un re. Oh, Ecco un suddito! avvicinati, Ordinò, fiero di essere finalmente re per qualcuno. Posso sedermi? Chiese timidamente il piccolo principe. ti ordino di sederti, intimò il re. Io sono il re e tutti mi obbediscono. Anche le stelle? Certamente, confermò il re. Vorrei tanto vedere un tramonto. Per piacere, ordina al sole di tramontare. e sia, avrai il tuo tramonto e sarà questa sera, verso le 7:40. Ma il piccolo principe si annoiava così tanto che decise di ripartire. Il secondo pianeta era abitato da un vanitoso. Buongiorno, disse il piccolo principe. Hai un cappello molto buffo. È per salutare chi mi acclama, disse il vanitoso. Purtroppo da queste parti non passa mai nessuno. Quindi aggiunse: Batti le mani. Il piccolo principe batté le mani e il vanitoso salutò sollevando il cappello. Mi ammiri davvero tanto? Chiese il vanitoso. Cosa significa ammirare? Significa riconoscere che sono l'uomo più bello, più elegante, più ricco, più intelligente di tutto il pianeta. Ma su questo pianeta ci sei solo tu. Per favore, ammirami. Ti ammiro, acconsentì il piccolo principe e ripartì. I grandi sono proprio strani, pensò. Il pianeta successivo era abitato da un ubriacone. Che fai? Chiese il piccolo principe. Bevo, Rispose l'ubriacone con aria lugubre. E perché bevi? Per dimenticare che ho vergogna. confessò l'ubriacone. Vergogna? Vergogna di cosa? Vergogna di bere. Il piccolo principe se ne andò via perplesso. Il quarto pianeta era abitato da un uomo d'affari. Cosa fai? Domandò il piccolo principe. Conto, rispose l'uomo d'affari. E cosa conti? Le stelle? Ne possiedo alcuni milioni. A cosa ti serve possedere le stelle? Mi serve essere ricco. E a cosa ti serve essere ricco? A comprare altre stelle, le conto e le riconto, e poi posso depositarle in banca, concluse l'uomo d'affari. Io possiedo un fiore e lo annaffio ogni giorno. È una cosa utile. Tu invece non sei utile alle stelle. Il quinto pianeta era il più piccolo di tutti. Era abitato da un lampionaio che accendeva e spegneva il suo lampione una volta al minuto. È un lavoro faticoso? Spiegò al piccolo principe. Una volta spegnevo al mattino e accendevo la sera. Così avevo il resto del giorno per riposarmi e la notte per dormire. Ma poi, di anno in anno, il pianeta si è messo a ruotare, sempre più in fretta, e non ho più un attimo di riposo. Pensò che quel lampionaio non era ridicolo, come gli abitanti degli altri pianeti, forse perché non si occupava solo di se stesso. Il sesto pianeta era abitato da un vecchio signore che scriveva libri enormi. Di cosa ti occupi? Domandò il piccolo principe. Sono un geografo. Che cos'è un geografo? È un sapiente che sa dove si trovano le città, le montagne e i mari. Però non sono un esploratore. Tu invece sì. Descrivimi un po' il tuo pianeta. Oh, da me è tutto piccolo. Ho due vulcani attivi e un vulcano spento. Ho anche un fiore. Noi non prendiamo nota dei fiori. Perché? Sono la cosa più bella, esclamò il piccolo principe. Perché sono effimeri. E cosa significa effimero? Significa che rischia di scomparire in breve tempo. Il mio fiore è effimero, pensò il piccolo principe. E io l'ho lasciato là, tutto solo. Dopodiché, il piccolo principe arrivò sulla terra. Camminò a lungo attraverso la sabbia, le rocce e le nevi e raggiunse un giardino pieno di rose.
Buongiorno, disse il piccolo principe. Buongiorno, risposero le rose. Il piccolo principe le guardò. Assomigliavano al suo fiore. Si sentì molto triste. La sua rosa gli aveva raccontato di essere l'unica nell'intero universo. Ed ecco che in un solo giardino ce n'erano 5.000, tutte uguali. Fu allora che apparve la volpe. «Vieni a giocare con me», le propose il piccolo principe. «Sono così triste». «Non posso, non sono addomesticata». «Che cosa significa addomesticare?» «Significa creare dei legami. Tu, per me, sei un bambino uguale a 100.000 altri bambini e io per te sono una volpe uguale a 100.000 volpi. Ma se mi addomestichi, avremo bisogno l'uno dell'altra. Tu per me sarai unico al mondo e io per te sarò unica al mondo. C'è un fiore sul mio pianeta. Credo che mi abbia addomesticato. Se mi addomestichi, la mia vita sarà illuminata dal sole e poi guarda i campi di grano. Mi ricorderanno il colore dorato dei tuoi capelli. Per favore, addomesticami. E che devo fare? Chiese il piccolo principe. Dovrai essere molto paziente, rispose la volpe. All'inizio ti siederai un po' lontano da me. Io ti guarderò con la coda dell'occhio e tu non direi niente. Le parole creano malintesi. Ma ogni giorno potrai sederti un po' più vicino. Il piccolo principe tornò il giorno successivo. Sarebbe meglio se venissi sempre alla stessa ora, disse la volpe. Se per esempio vieni alle 4 del pomeriggio, a partire dalle 3 comincerò a essere felice. Se vieni non si sa quando, non saprò mai a che ora preparare il cuore. Così il piccolo principe addomesticò la volpe. E quando si avvicinò il momento della partenza, la volpe disse: piangerò. È colpa tua, disse il piccolo principe. Io non volevo farti del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi. Certo, disse la volpe. Ma piangerai. Certo, ripeté la volpe. Allora non ci guadagni niente. Ci guadagno il colore del grano, spiegò la volpe. Ti dirò un segreto. Non si vede bene che con il cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. È il tempo che hai speso con la tua rosa a renderla così importante. Gli uomini hanno dimenticato questa verità. Ma tu, non dimenticarla, diventi per sempre responsabile di ciò che hai addomesticato. Tu sei responsabile della tua rosa. Infine, il piccolo principe raggiunse il deserto del Sahara, dove ci incontrammo. Quando ormai ero riuscito a riparare il motore del mio aereo, trovai il piccolo principe che parlava con un serpente giallo, di quelli che ti uccidono in 30 secondi. Se ti tocco, gli stava dicendo il serpente, se ti tocco posso restituirti alla terra da cui provieni. Non mi farei soffrire troppo a lungo, vero? Gli chiese il piccolo principe. Mi precipitai verso di lui e il serpente si dileguò. Cos'è questa storia? Chiese il piccolo principe. Devo tornare sul mio pianeta. Sai, sono responsabile del mio fiore e lui è così debole e ingenuo. Per proteggersi dal mondo ha due spine da niente. Capì che non l'avrei più rivisto. Non essere triste, mi disse. Ogni volta che guarderai il cielo di notte, ti sembrerà che tutte le stelle stiano ridendo, perché saprai che io sono su una di quelle e saprai sempre mio amico. Poi vidi un lampo giallo vicino alla caviglia. Il piccolo principe rimase immobile per un istante. Non gridò, cadde come cade un albero, ma senza fare rumore per via della sabbia. So che è tornato sul pianeta perché all'alba il suo corpo era sparito. Dopo la partenza del piccolo principe, mi accorsi di non aver disegnato un laccetto per chiudere la museruola della pecora. Così
A volte mi chiedo se la pecora abbia mangiato la rosa. Poi mi dico che non è possibile, perché di sicuro il piccolo principe si prende cura del suo fiore e sorveglia sulla pecora.